C'è un glitch del green screen. Oh. Dimmi se ora si può cambiare. Risolto per entrambe le cose, direi. Perfetto. Io sto aprendo The Wardrobe. Magari se alzo meglio. Sì, ma se vuoi la live. Ah, ok. Allora, continuiamo la partita dell'altro giorno. Stavo cercando di completare la bambolina voodoo. Allora, vediamo una cosa. Non mi ricordo assolutamente cosa devo fare. Dunque, ero sicuramente riuscita a sbloccare anche il cimitero come luogo. Ah no, ok, dovevo giustamente cercare di dare il plutonio allo scienziato. No, ho sbagliato luogo. È tua questa macchina del tempo? Sì, anche se al momento è ancora un prototipo sperimentale. Però io con La solita lui avevo scusa già per dire che parlato, non cioè questi funziona, dialoghi li insomma. avevo già fatti tutti. Funzionerà invece. Funzionerà e come? E finalmente tutti la smetteranno di dire che sono solo un pazzo balbuziente anemico. Ma non sei anemico. È quello che continuo a ripetere anch'io. Cosa sono quelle macchie di sangue? Oh, nulla di che. Un piccolo incidente mentre lavoravo ad un progetto collaterale. Quanti ne hai fatti fuori finora? Non dire sciocchezze. Cadaveri che... Se proprio. Cosa sono quelle macchie di sangue? Oh, nulla. Quanti ne hai fatti... Non. Cada... Se. Sembri piuttosto impa... Ho ordinato online un nuovo ca. Tarda ancora ad arrivare. Mi sentiranno e come? Quelli del servizio clienti di deathcrazyscience.com. Certo che ormai su internet si... Nemmeno immagino. Ripasso più tardi, ci si becca dopo. Perché dovrei? No. No, c'è qualcos'altro che devo fare prima. Resterebbe il problema... No, cos'è che ha detto? Sarebbe il problema? Resterebbe il problema delle 88 miglia orarie, ma teniamolo a mente, ok? Ok. Devo cercare un magnete.
Dove lo posso trovare un magnete? Una cosa è certa, qualcuno l'ha usata nella maniera sbagliata. Eppure l'aveva detto Edna. Niente mantello. Sveglia, vecchio! Non serve urlare a quel modo. Ha ragione, mi perdoni. Io ti perdono. Aspetta, La lascio alla sua posso fare una impegnatissima vita. roba La del porta genere? della mia dimora sarà sempre aperta per te. Anche perché non ha un... Sveglia, vecchio! Non serve urlare a quel modo. Ha ragione, mi perdoni. Io ti perdono. Senta, non è che potrebbe cucirmi dei capelli sulla testa di questa bambola? Richiesta un po' insolita, ma non vedo motivo per non assecondarla. Porgimela. Troppo gentile. Ah, ok, ora è completa. Volevo provare a fare questa cosa qua. Ciao! Che dovrei fare precisamente? No, mi servono degli spilli, probabilmente. Come va? Tutto bene. Giorni, 6 ore, 42 minuti, 12 secondi. Ecco quando il mondo finirà. Sbagliato. È in arrivo una tempesta. Sono qui, vieni. Mi fa morire che si gira, cosa ti serve? In che senso? Non ho capito. Sentirci. Spupazzami tutta quel maschione. Adoro quando fai quella cosa. Presto, nell'armadio. Allora, forse ok, 8 giorni, 6 ore, 40. questo ho capito. Ah, sì, ok, sì, ho capito. 28 giorni, 6 ore, 42 minuti, 12. Allora, se io vado 28 qui... giorni, 6. Shenron, risuscita Krilin. Fai poco lo spiritoso. Non credevo che sapessi parlare. Sono uno Tsuko Mogami, un oggetto centenario. E pertanto ho ricevuto in dono un'anima. Uno Tsuko cosa? Tu chiamami semplicemente Tsuko. Sei una specie di giostra karaoke o cosa? Sono un Carion, per la precisione. Tramandato di generazione in generazione nella famiglia imperiale cinese.
A quanto pare come tradizione non è durata a lungo. Beh, non direi. Quello alla tua destra è il primogenito dell'imperatore. Potresti cantarmi qualcosa? Conosco un pezzo che potrebbe piacerti. Non metto in dubbio le tue doti vocali, ma in realtà sono più un tipo da musica metal. Anch'io. Death metal. Anch'io. In questo abbigliamento ti sembro forse adatto a cantarti un pezzo del genere. Giusto. Decisamente improbabile. No, eh. Vuole un altro abbigliamento. Strada sbagliata. Altro abbigliamento. Devo guardare qualcosa che posso fare. Che possa fare. A caso suo. 28 giorni, 6 ore, 42 minuti. Potrei anche parlare il diavoletto sulla spiaggia, effettivamente. Noto una somiglianza quantomeno sospetta. Forse l'idea delle pitture rupestri andrebbe accantonata. Che intendi dire? Guarda tu stesso alla mia destra. Che io sia dannato! Questo ci frotterà un sacco di soldi, altro che neolitico! Forza, andiamo! Abbiamo del lavoro da fare. Ok. Sì, esatto, poveraccio. Adesso provo a ridare il plutonio allo scienziato. Perché dovrei? No. Ma il plutonio, non avendolo trovato lì, non avrebbe senso darlo allo scienziato dopo aver fatto questo dialogo. Non vedi che è incastrato tra i rovi? Sapere che Benjamin Franklin mi osserva da lassù con fare inquisitore mi metterebbe troppo in soggezione. Credi di essere divertente? Finalmente delle forme di vita davvero intelligenti. Allora proviamo a fare così. No. Niente da fare, è chiusa. E credo di... Qua dentro. Con gli omaggi della casa, una bevuta non si rifiuta. E potrei così effettivamente bravo, fare vedi. Così. Marone se lo non cerca il bene il personaggio, modo, sì. Non avevo altra scelta. Guardalo, dorme come un angioletto. Qualche ora di sonno gli farà bene. Era troppo stressato. Voglio tranquillizzare tutti gli amici e i parenti che ci stanno seguendo da casa. È solo svenuto. Forse. Io ci ho provato con le buone, ma tu non hai voluto darmi retta. Fra qualche ora starai benissimo, non temere. Sei già lì, sì.
Ah, eccole qua. Hai bisogno di una mano? Ma in realtà ti dico, lo conosco anch'io, non me lo ricordo tutto, però vorrei arrivarci ad alcune cose. Quindi per ora cerco di... Ok. Fallout. Beh, uno dei pochi vantaggi della mia forma scheletrica è che sono immune all'elettricità. Vero. Non essere precipitoso. Scherzavo. Quindi... Prima devo posizionare il braccio sopra l'armadio. Giustamente. Annoiata? No, no. Ah, ah, ok, vi stavate rispondendo tra voi. Ok. Non immaginavo fosse necessario tutto questo casino per riportarlo giù. Ti sembro in grado di spostare da solo un armadio? Arrivo tra poco. Devo proprio ricordarti che è un oggetto inanimato. Io non giudico chi parla con gli armadi, non so voi. Comunque, allora, mi fermo qui. E... perché devo andare a cena? Oh, ok, ho un magnete. Devo andare a cena, quindi intanto mi fermo qui. Poi direi che dopo riprendo. Ho fatto poco. Non guarderò mai più una serie consigliata da Velt. Ma guarda che Velt ti sta guardando in questo momento. No. Grazie, a dopo. Sì, molto, dopo lo riprendo. Io vedo tutto. A dopo.